Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente stiate bene. Allora, si torna a parlare un pochino dell'Inter. Ho trovato un piccolo articoletto, almeno una parte, da parte di un popolare sito che ha parlato tanto in questo periodo dell'argomento, ma viene ignorato. Ora, sicuramente questo non è un sito... Non è un sito classico, diciamo così, un classico sito che potete visitare, però è un sito abbastanza popolare in Italia. Fra pochi secondi vi svelo qual è e poi leggiamo quello che hanno scritto sull'Inter e anche facciamo un discorso ampio sull'argomento, secondo me è molto molto importante. Quindi fra pochi secondi effettivamente andiamo a discuterne. Si parla dell'Inter, si parla ovviamente di tutto quello che state effettivamente leggendo. Allora, che dovete fare? Tre cose semplici: iscrizione, like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere ovviamente sempre aggiornati. Vi ricordo praticamente che però se voi non attivate la campanellina delle notifiche praticamente non vi arriva mai niente, quindi mi raccomando, questo è veramente molto importante. E un'altra cosa importante è che escono contenuti nuovi, quindi mi raccomando, escono i contenuti e se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, che è successo in breve? L'Inter coinvolta nella situazione ultra. C'erano rapporti stretti fra Inter e ultra, c'era questo questo dialogo molto molto costante fra le parti, con gli ultra che, voglio dire, facevano un po' di tutto, insomma, c'erano attività illegali, l'Inter sapeva, l'Inter conosceva, insomma, c'è uno scandalo e l'Inter è inchiodata. Negli ultimi giorni Dago Spia, che è uno dei siti di gossip prevalentemente più popolari d'Italia e forse, insomma, non so del mondo, ma d'Italia sicuramente, ha affrontato il tema ultra. Quindi attenzione a quello che è successo. E scrive con il suo consueto stile, flash, è davvero dura oggi la vita di un tifoso di calcio, soprattutto se ricopre la carica di magistrato che si ritrova alle prese di un'inchiesta che vede coinvolta la sua squadra del cuore. Se si conosceva la fede interista di Marcello Viola, il capo della Procura di Milano, e di Giovanni Melillo, capo della Procura Antimafia, ora pare che occorra aggiungere anche la fede nerazzurra di Paolo Storari, il titolare dell'inchiesta sulle turbolenti curve milanesi. Cioè, Dago Spia che te fa capire? Dice, amico mio, allora, già... il capo procuratore, quindi il procuratore che gestisce la procura di Milano, già è tifoso dell'Inter e già lì abbiamo detto, vabbè, se sa, Viola è tifoso dell'Inter, lo sapevamo già, lo conoscevamo. Poi siamo venuti a sapere che anche il capo dell'antimafia praticamente, quindi capo della procura antimafia, il signor Melillo, pure è dell'Inter, quindi un uomo che attualmente è di fede Inter, quindi interista. E ora anche il titolare dell'inchiesta per quanto riguarda le curve, cioè il signor Paolo Storari. Allora, io non voglio discutere assolutamente sulla vita privata di queste persone, nel senso che se queste persone nella vita sono tifose dell'Inter, non è che possiamo prenderle e dire cambia squadra, ci mancherebbe altro. Ognuno è libero di fare chi vuole, se te vuoi rovinati, che te devo dire. Però, quando io ho a che fare con questi casi molto delicati, io vorrei che queste persone non fossero adatte a questo contesto. Cioè, se fossero persone corrette, Viola ad esempio dovrebbe passare il caso a qualcun altro. Guarda, io sono tifoso dell'Inter, so di non poter essere oggettivo, ecco, nella valutazione di quella che è la mia squadra all'interno di questo caso, quindi cosa faccio? Passo il caso a un altro. Rinuncio al caso e lo passo ad un altro. Il capo dell'antimafia, Giovanni Melillo, sono tifoso dell'Inter. Bene, mi rendo conto che pur essendo un caso, comunque io non posso essere pulito nell'andare ad affrontarlo. Perché come fai? Oggettivamente parlando, come faranno queste persone? Queste persone non andranno mai contro l'Inter, neanche se l'Inter viene colta in flagrante. Non andranno mai contro l'Inter. Rinuncio al caso perché io sono una persona intelligente. Provo ad essere onesto, voglio essere d'esempio, rinuncio, dico, non me ne frega niente, rinunciamo al caso, lo passiamo a qualcun altro. Il capo del titolare dell'inchiesta sulle curve, signor Storari, aspetta un secondo, che squadra tifo? Tifo Inter, bene, rinuncio
all'Inter rinuncio a questa indagine. Invece no, invece no. Questa è gente che ride, scherza, se prende i soldi della gente e indaga a modo loro. Come facciamo noi ad avere un caso normale con Viola, Melillo e Storari, che sono praticamente sempre dell'Inter? Cioè, mi sembra una cosa normale? A me non interessa chi c'è a capo, a me interessa che sia una persona oggettiva. Punto, oggettiva. Ma non può essere che tu tutto quello che dici, tutto quello che fai, abbia a che vedere con questo. Cioè, siamo arrivati ad un punto qua in cui la gente fa passare per dire, dice, ma chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Tre elementi che dovrebbero essere in grado di gestire il contesto e di decidere sull'Inter sono tifosi dell'Inter. Scusate, ma stiamo, cioè, ma che mi è stata più a per culo, ecco, dirla proprio alla romana. Ma ragazzi, ma qui mi sembra di essere arrivati alla follia più totale. Voglio dire, che cavolo devono decidere questi tre se sono tifosi tutti e tre della stessa squadra? Scusatemi, di che cosa stiamo parlando? Boh, io non riesco. Guardate, non mi interessa veramente la squadra che tifano, perché ti ripeto, non sono interessato a questo. Sono interessato al fatto che loro sono tre persone oggi che non possono rappresentare un aiuto. Tanto si sa che loro non diranno mai che l'Inter è colpevole. Cioè, ma qualunque persona dotata di un minimo di qualunque persona capace di discutere di questo argomento sa che comunque questi tre non diranno mai che l'Inter è colpevole. Perciò ne parla Dago Spia. Perché Dago Spia dice, porca miseria, ce ne stanno tre, tutte e tre dell'Inter. Cioè, mi sembra un po' una cavolata, capite qual è il discorso? È una situazione arrivata al... Cioè, siamo arrivati adesso ad essere ridicoli. Sono tutti dell'Inter. E vabbè, non mi interessa. Però ci sono i sostituti, sostituite. Voglio anche capire l'antimafia, perché l'antimafia non si occupa prettamente di questioni di questo genere, ma il titolare e Viola se ne devono andare tutte e due, perché non sono all'altezza del caso. Io tutti e tre, non posso avere tutti e tre che giudicano, ma stiamo scherzando ragazzi, perdonatemi. Un paese normale questa cosa qua non la devo nemmeno dire. Cioè, ma tu sei tifoso dell'Inter e devi dire, no, ma perché allora... Cosa dici? Che loro non possono fare lavoro? Ma perché quando mai hanno lavorato come se deve questi tre? Scusate. Quando mai? Io non ricordo casi clamorosi risolti da questi tre. Non ricordo o nel calcio qualcosa di... Cioè io non ricordo mai. Quindi non è che stiamo parlando di tre... Prendete e affidate. Dovete affidare il tema a un altro. Cioè non potete tenere tre tifosi dell'Inter a prendere, ad indagare sull'Inter. È normale che non uscirà mai tutto quello che è. È normale. Quindi sto smoking che ci avete addosso è pieno di merda, capito qual è il discorso? Non è bianco, lo dovete finire. No, per me non è normale. Poi se per voi può essere normale una cosa del genere, bene, ognuno la vede a modo suo. Per me non c'è niente di normale in tutto questo, anche perché l'Inter è chiaro che sia coinvolta in maniera chiara. Cioè io credo che l'Inter sia arrivato ad un punto in cui non si possa mai scagionare totalmente. Cioè, come fai a dire all'Inter, dice no, ma voi in realtà l'Inter non ha fatto niente. L'Inter, ci sono delle chiare letture all'interno del caso, che sono, voglio dire, sono anche delle chiare, sono proprio palesi, è palese questo rapporto instaurato fra la curva e con l'Inter, cioè... È un rapporto palese che non ha veramente senso, che continua a non avere senso, che continua ad avere disagio, problemi. Cioè, io mi meraviglio del fatto che io debba affidare tutto questo a loro tre. Ma stiamo scherzando? Se mi è stata più in giro, ragazzi, perché non se ne può più adesso. Adesso è diventato un qualcosa di profondamente stupido, questa cosa qua. Questa è diventata una cosa profondamente stupida. Sembra di essere arrivati sembra che non esistano altri. Cioè esiste solo gente che può indagare sull'Inter, questi qua. Solo questi ci stanno. In tutta Italia non ce n'è un altro capace di poter indagare. Non c'è un magistrato, un procuratore, un diverso che attivi una squadra diversa. Ragazzi, possibile? In tutta Italia non ce n'è uno? Non c'è un signore, un uomo, una donna, qualcuno
che possa indagare su questi tizi senza problemi. Impossibile. Impossibile. Porca miseria, a me mi sembra che mi sembra così chiaro, mi sembra di una semplicità è veramente aberrante, aberrante. Guarda, io veramente mi sento male. Lo posso dire? Posso dire questa cosa e mi sento male? È possibile dirla? Beh, voglio sapere un pochino nei commenti che ne pensate, ragazzi. Fatemi sapere.